l'edilizia scolastica, gli asili nidi, partecipa anche. Inclusione e coesione. L'ambito sociale territoriale 6 continua a lavorare per una rete diffusa del dopo di noi che prevede un supporto e tutela i diritti dei disabili gravi. Con l'obiettivo di dare risposte efficaci ai bisogni del territorio e più risorse, il presidente Dimitri Tinti ha annunciato i progetti da finanziare con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dopo la realizzazione di 2 alloggi a Gimarra di Fano, si proseguirà con 2 nuove strutture abitative in cui saranno inserite persone con disabilità. Gli appartamenti saranno collocati uno a Mondavio di 160 metri quadrati per 3 persone più un assistente e un operatore H24 e l'altro a Terre Roveresche, sarà di 130 metri quadrati a disposizione di 2 persone più un assistente. Oltre questo va verso anche una direzione importante, che è quella di applicare, dare concreta applicazione ad alcune direttrici che erano contenute nel piano sociale. Quindi uno, la corresponsabilità anche del territorio, in particolar modo anche del terzo settore, perché sul dopo di noi, ma come anche sugli altri progetti, sono coinvolti enti importanti del terzo settore, l'innovazione sociale, perché utilizziamo anche strumenti innovativi, appunto la coprogettazione, e mettiamo in campo risposte nuove, innovative, più efficaci rispetto ai bisogni emergenti del territorio, e da ultimo gli investimenti, gli interventi saranno di prossimità, quindi più vicini ancora al territorio e ai bisogni dove si manifestano. Il finanziamento, che potrebbe arrivare con il PNRR, è di 715.000 euro. Ora si attende un riscontro definitivo, soddisfatti i 2 sindaci dei comuni coinvolti. I casi, specialmente adesso, poi dopo la pandemia, sono aumentati tantissimo, quindi l'opportunità che ci offre il PNRR dobbiamo coglierle, quindi ecco, nasce questo progetto all'interno dell'ambito insieme al Comune di Mondavio, insieme a tanti altri progetti che vanno a sostenere quelle che possono essere le difficoltà che hanno tante persone qui nel nostro territorio. Noi ospitiamo il centro diurno L'Aquilone, che credo sia un'eccellenza a livello provinciale, sicuramente a livello di ambito sociale, con le famiglie, col gestore da anni si sta cercando di fare un percorso legato appunto al dopo di noi, al percorso di vita indipendenti, e finalmente queste risorse ci stanno oggi permettendo di candidare un progetto importante e significativo per il nostro territorio.